Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e finalmente dopo un'eternità siamo tornati su Ark Crystal Isles in compagnia del nostro ginetto di Crypto. Crypto, quanto mi sei mancato, tu non ne hai idea. Niente da togliere la tutina di Iron Man che abbiamo su Genesis, ma Crypto mi ha mancato veramente, veramente tanto. Allora, oggi dobbiamo fare una cosa molto 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 interessante, ovvero iniziare a testare una mod che ci ha permesso di aggiungere a questa mappa tantissime creature bellissime, bellissime. Molte creature sono praticamente creature già di Ark, cioè tipo anche il grifone, eccetera, però sono leggermente diverse. Ad esempio, oggi la mia idea è quella di andare a prenderci un grifone crystal, si chiama così, una bella coppia di limantri e crystal e anche un paio di paraceratherium, perché sono in teoria tutti in questa zona. Cioè vabbè, il grifone ovviamente è per di là, laggiù in fondo nel deserto, però bene o male la zona è questa. Così almeno ci spostiamo di zona in zona e catturiamo mano a mano tutte queste nuove creature. Non vedo l'ora di vederle, non vedo l'ora di iniziare, sono molto emozionata. Anche Ginetto è molto emozionato, anche perché con questa mod abbiamo questo bellissimo banco da lavoro tutto cristalloso. Sì, si adatterebbe molto di più su una base vicino al mare, però vabbè, dai, siamo abbastanza vicino al mare, boh, non lo so. Va bene. Con questo banco da lavoro ci possiamo semplicemente preparare dei vari tipi di cristallo che ci servono per addomesticare queste creature speciali. Questa specie di spina serve per le creature liquefied. E tutti gli altri cristalli in teoria vanno bene per tutte le varianti, appunto, queste creature crystal. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere il loro cibo preferito. Noi ce ne siamo già craftati un po' di tutti i tipi, che voglio vedere bene chi preferisce quale cristallo, cercare di capire un pochino qual è il loro cristallo preferito, il cristallo preferito dei vari dino, delle varie bestie. Allora, vediamo di partire dalle zone appunto più limitrofe possibili a questa base, anche perché lì abbiamo tutti i condizionatori e voglio sfruttare assolutamente la nursery per far accoppiare queste nuove creature. Voglio vedere i loro cuccioli cristallosi. La prima creatura che andiamo a catturare mi sa che è il Paraceratherium, perché in teoria dovrebbe essere tipo qua dietro e la cosa è molto molto comoda, quindi direi di sì, partiamo da il più vicino possibile a casa. Ovviamente ci prendiamo una coppietta di tutto. Se non sbaglio, forse me l'ha detto qualcuno di voi nei commenti, perché questa mod me l'avete suggerita voi, peraltro. Io la sto usando perché me l'avete suggerita voi e ringrazio tantissimo, perché penso che sia molto carina come cosa. Aspetta, ma quella è una creatura nuova? Cioè è il Paraceratherium nuovo? Non lo so, aspetta, ora vediamo. Sì, sono loro, sono quelli, hanno tutti i cristalli addosso, guardali. Che c'hanno le zampe zebrate, tipo, che carini. Questo è un maschio 122, molto buono, sì, aspetta che lì c'è un altro. No, non fuggire, no, non ti nascondere. Cioè, proprio dietro casa, molto comodo. Aspetta che forse è anche bloccato quello, ti prego, dimmi di sì. Dimmi che ti sei piantato, che sei di livello A. Un 48 femmina, però con un maschietto 122 una femminuccia di livello un po' più alto non c'è qua in zona. Oh, lì c'è una viverna di cristallo molto bella. Molto molto bella, di un azzurro stupendo. Però no. Per adesso ci occupiamo di loro. Comunque, prima di iniziare l'addomesticamento almeno del maschietto, dicevo, vi volevo ringraziare perché mi avete suggerito voi questa mappa. E se non sbaglio mi avevate anche detto che qua i grifoni si possono accoppiare, cioè il grifone crystal. Quindi mi sa che ci prendiamo una coppietta anche di quelli. Va bene, allora, dicevamo, mettiamo Crypto in passivo, perché non ho voglia di rotture di scatole. Dovrei correre appresso, io conosco i miei polli. E noi mi sa che ci mettiamo qua su, che mi sembra una zona bellissima. Bellissimissimissima. E spariamo, sì, perfetto. Sì, mi sembra ottimo. Allora, sei tu, vero, il maschio? Sì, maschio 122, perfetto. Cominciamo. Non dovresti neanche poterti nascondere sotto. Ciao, però sale tanto. Oh no, si può nascondere sotto, speravo che non ci arrivasse fino a qui. E vabbè, ma Cribbio, no, non puoi arrivare fino qui, non puoi arrivare. Ma è tutto maculato! Ma
non avevo visto che era anche maculato. Ma che bellino, li hanno fatti troppo strani. Ah, aspetta che qua ci cadiamo. Qua ci cadiamo. Ah, stavo cadendo tanto. Dove è andato? Non lo vedo e non lo sento più. Scusi? Dove? Ah, è laggiù. Ma no, aspetta, ma è lui? Come ci è arrivato qua, scusami? Quando soprattutto? No, ho beccato una roccia. Scusa, ma sei tu? Sì, sei tu. Che cavolo hai fatto ad arrivare qua? Sei teletrasportato? Dove? Sta tornando qui? Scusi? Sì. Eccolo. Oh, chissà se ce n'è anche di altri colori, con i cristalli magari di un colore un po' più vivace. Sarebbe bellissimo. In effetti forse avrei potuto girare ancora un po' e vedere di che tipi ce n'erano. Che avranno colori diversi, presumo. Cioè, quell'altro mi sembrava leggermente diverso. Quella femmina di livello 40 qualcosa. Cici, sì, però ti devi fare... Ok. Così ce la facciamo, sì. Un po' sfiorato, però ce la facciamo. Sta fuggendo. Aspetta che forse fugge. Aspetta che lei forse mi sta fuggendo. Dove? No, mi è fuggita. No, non dirmi che è caduta di sotto. Non dirmelo. No, è caduto di sotto. Che vabbè, oh. Pur di sfuggirmi. Dove è andato? Quanto è veloce? Dove... Ah no, è qui dietro. No, no, aspetti, non volevo farla cadere. No, no, torni su. Va bene, ok. Lillo, arrangiati a un certo punto. Io ci ho provato a dirtelo che c'era un precipizio qui. Ah, non ci vedo una cipa. Vediamo se riusciamo a pigliarlo. Là! Ciao, buongiorno. Tanto di qua non puoi salire. Di qua non puoi salire. Hai pochissimo spazio di manovra, peraltro stai attento a non cadere ancora più giù. No, 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 Cici, non ti vedo. Ok, così sì. Mamma mia, però. Stesse fermo 10 secondi. Oh, ti sei bloccato un attimo così, per favore. Qualche secondo, qualche secondo ancora, ti prego. Meno un paio di dardi te li potevi far tirare. Là, ora sta fuggendo per davvero. E non lo prendiamo più. Allora, dobbiamo rincorrerlo. Crypto, vieni a me. Là che ci torna incontro. Guarda che ci torna incontro, signore. Che coraggio. Ah, via. Meno male che è lentissimo. Andiamo avanti così per quanto ancora, scusa? Ah, ok, fugge di nuovo. No, Lillone, no. Vieni qua, dove vai? Là, guarda come si incastra bene. No, peccato. No, torna all'attacco. Aspetta, ricarica dopo. Ginetto, corri. Ce l'abbiamo attaccatissimo. Hihihihihi, fregato. Oh, che bello essere tornati su Crystal. No, veramente mi mancava tantissimo. Ragazzi, l'adoro questa mappa. Cioè, ma si sta arrabbiando moltissimo. C'è tutto un alone intorno. Che succede? Oddio, c'è tutto un alone strano intorno. Che succede? È una cosa fighissima. Qualsiasi cosa sia, è molto bella vedersi. È molto minacciosa anche. Molto minacciosa. Ma è più veloce di prima. Aspetta, ho aumentato la velocità. Stutizio, ma com'è possibile? Aiuto. È una caratteristica di queste creature Crystal.
anche perché purtroppo, almeno io non ho trovato moltissime informazioni su questa mod, nel senso che su Arcpedia c'è una pagina wiki dedicata. Peccato che molto probabilmente non è aggiornata, perché ci sono un sacco di creature in meno sulla wiki rispetto a quelle che ci sono in realtà sulla mappa. E soprattutto non ci sono molte informazioni su codeste creature. Ad esempio, sapere che ci servono 30 miliardi di dardi per buttarne giù una sarebbe stata appunto gradita. Ma guarda, se Crypto non fa movimenti strani e se il signore qua non riesce a salire troppo, forse è una bella posizione questa. No, non ti mettere proprio sotto al collo di Crypto, che poi non ho paura di colpire lui. Ma guarda sta roba! Ma che colori bellissimissimi, vivacissimi, minacciosissimi anche. Aspetta. Oh, alleluia, ce l'abbiamo fatta per davvero. Sì, sì. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Sì, però sei in una posizione un po' del menga, forse. No, aspetta che ci arrivo. No, ci arrivo facilmente, ok, molto bene. La roba intorno colorata non gli è sparita. Ok, allora vediamo un pochino la faccenda qui. Allora, gli provo a mettere questi e vediamo se li mangia. Però aspetta, forse gli metto anche questi, non lo so. Quali preferisci? Vediamo cosa preferisce. Proviamo a mettergli questi. Anzi, glieli metto tutti e vediamo cosa si mangia. Voglio vedere. Allora, in teoria, da quello che ho capito io, questi cristalli viola sono i suoi preferiti. Cioè, i preferiti un po' di tutte le creature cristal aggiunte con questa mod. Sì! Sì, infatti, si è mangiato questa. Sì. Si è mangiato questa. E con questo siamo al 37%. Ok! Ok. Allora, ridammi pure gli altri. Vedo che preferisci questi. Te li lascio. E... ma sì, un paio di narco, dai. Non facciamo i taccagni. Ascolta, Lilo, io ti lascio qua. No, aspetta, prima fammi uccidere un po' di cose brutte in zona. Anche se, vabbè. Ma chi ci arriva lì, dai? Chi vuoi che ci arriva? Vabbè, per sicurezza, quel capro succus lo ammazziamo. E andiamo a cercarci adesso una femminuccia. Anche se vedo che... no, l'ho mancato molto? No, non l'ho mancato, l'ho pigliato. Anche se vedo che si sta già facendo notte. Dannation. Ok. Pericolo scampato, molto bene. Vabbè, vediamo se riusciamo comunque a vedere qualcosa. Dai, finché c'è un po' di luce, un giretto io me lo faccio qui a cercare una femminuccia. Solo che è pieno di alberi, non si vede una cippa. Aspetta, lì vedo zampe gigantesche che si muovono. Sì! Sì, è un altro di questi. No, però è uguale a quello che abbiamo già preso. Ma sono tutti uguali, allora. Speravo fossero di colori diversi. Vabbè, tanto è un maschio, ok. Un altro maschio non ci interessa. Ah, aspetta, c'è un altro qui. Un altro qui, però è sempre simile. Sì, ma che noia. Maschio 74, tutti maschietti. Ma le femminucce dove le avete nascoste? Scusate. Allora, finalmente di nuovo mattina, il nostro Crystal Paracer finalmente si è addomesticato a un bel livello 182, dannazione non ho fatto la sella, vedi, mi sono dimenticata. Vabbè, tanto ora se ne va subito nella sfera Poké. Guarda che carino, c'ho tutti i cristalli. Allora, fa un po' impressione in realtà vedere questi cristalli che gli escono dal corpo, però allo stesso tempo è molto carino. No, lo dobbiamo testare anche perché voglio capire quella roba che gli compariva intorno tutta colorata, che cos'è. Mi sembra che gli abbia aumentato la velocità. Ad ogni modo, Cicci, tu te ne vai nella sfera. Ah, quanti ne ha consumati di cristalli? 3. Ah, vabbè, dai, non è neanche tanto per fortuna, considerato il livello. Allora, noi abbiamo girato tutta la notte, non abbiamo trovato una femminuccia di Crystal Paracer, manca pagarla oro. L'unica è quella che abbiamo visto prima lassù, che è di livello un pochino più bassino, è un 48, però è mancanza d'altro, insomma ci dobbiamo accontentare. Giuro, non ne ho trovato altre, lo giuro, lo giuro. No, non vada per di là però, no, non si incastri ancora di più nella roccia, se no non la becco mai più. Ah, tanto ora si butta giù di sotto, il tentato suicidio là. Vai che è morbido, buttati.
Allora ricominciamo il giochetto oppure vediamo se da qua su, così non devo fare avanti e indietro con Crypto, forse, aspetta, fammi vedere se... potremmo anche farcela, sì. Sì, ce la possiamo fare se Crypto non fa movimenti strani. Ce la... No, scusa Crypto, scusa. Scusa, lo so, hai ragione. Ecco, guarda, mettiamoci per così. Ok. C'è il riflesso sui cristalli di Crypto però che mi sta uccidendo. Ah, ma questo fugge già. Vabbè, sì, di livello notevolmente più basso rispetto al maschio. E quella cosa tutta luminescente non la fa la femminuccia? Comunque l'ho trovati altre Paraser di altri colori, però erano tutti maschi. Ce n'era uno tipo bianchino, sempre maculato, però era sul bianco, molto carino. Però appunto era maschietto, quindi ce l'abbiamo già. E questa è l'unica femminuccia, è incredibile che sia l'unica femminuccia. No, no, che mi fai colpire Crypto, maledetta. Che vigliacca, c'è troppa luce, non ci vedo. Mi sta accecando. No. Dove vai? Dove Cribio vai? Ah. Là, sta facendo di nuovo quella cosa. Così riesce a salire? No. No, mi sembrava. È arrivata su con tanta... tutta infervorata. Bella decisa. Gli dà coraggio questa cosa, mi sa. Ripeto, io non ho trovato informazioni, purtroppo. Dovrei vedermi qualche video, in effetti. È che non volevo rovinarmi la sorpresa delle creature Crystal. Speravo di trovare qualche informazione scritta nella wiki e invece ciccia, no. Hanno deciso che è più bello così allo sbaraglio, senza sapere niente. Là! Lei è andata giù pure lei. Sempre nella stessa posizione, bellissimo! Bellissimo, comodissimo, ci piace. Ok, Cici, tieni, a te questi dovrebbero piacere, da quello che ho capito. Ci dovrebbe mettere meno e probabilmente le serviranno anche meno cristalli. Magari due? Uno? Sarebbe bellissimo se ne mangiassi uno e ti addomesticassi, lo sai? Sarebbe una cosa tenerissima e carinissima. Con la testa totalmente piantata in una roccia. Ma perché? Ma in che posizione è messa? Ma non ha senso. Guarda sta lucina, che carina. C'ha proprio dei cristalli con anche della pietra attaccata. E poi tutto striato. È un po' maculato. Anche questa è un po' maculata. E è un po' striata. Ah, ne serviranno due, vedo, di cristalli. E vabbè. Tanto ne abbiamo, ne abbiamo. Guarda la codina. Ma guarda che carina che è. Oh, non vedo l'ora di vedere i cuccioli. Devono essere carinissimi e adorabilissimi. Ti puoi accoppiare, vero? Sì. Sì, hanno fatto anche il maschio e la femmina del grifone. Quindi in teoria si possono accoppiare. Sì, dai, sì, si possono accoppiare. Si possono accoppiare. Ok, aspettiamo che la signorina qui, aia, finisca di addomesticarsi. Riportiamo la coppietta nella base qui vicino. E poi ce ne andiamo nella zona desertica a finire di catturare le altre creature. www.1000v. Aspetta, niente, stavo per dire ci sentiamo dopo. No, ok. Sì, sono qua, sono pronta. Ok, ci siamo, ciao. Ciao patatina. Che bel musetto che c'ha. Oh, eccoci qui. Allora, prima o poi dovremmo usare anche le altre viverne. Vero? Poverine, le stiamo ignorando moltissimo. E hanno anche loro il loro potenziale. Però Crypto è Crypto. Cioè, guarda questo musetto sbaciucchino. Cioè, voglio dire... No. Scusate, vi terrò solo come decorazione a voi. Ok, via la femminuccia, cacca in faccia, grazie. Dovevo aspettarmelo, in effetti. Dopo mille volte che è successo. Invece no. Ma che bellina, ma mi piace tantissimo. È molto carina. E per il maschietto aspettiamo. Ah, nel frattempo, aspetta, già che ci siamo, mentre aspettiamo di liberare il maschietto dalla capsula, sì, ti do da mangiare. Ginetto, non fare più sti versi, è fastidioso da morire.
E vi faccio vedere dove abbiamo messo il plesio e anche il megalodonte. Li abbiamo messi in questa piscinetta qui. Sì, poi si sono uniti anche i sarco, perché non ho capito cosa deve averli attaccati, e i sarco hanno sclerato malissimo e gli sono dovuti andare a dare una mano. E c'è il plesio in questa piscina piccolissima, dalla quale non può uscire peraltro, perché è totalmente chiusa, cioè non ha possibilità di fuga. E ovviamente anche il megalodonte non è che da qua possa uscire. I sarco ovviamente in realtà sì, però io spero se ne restino lì buoni buoni, va. Ah sì, mi aspettavo di librarmi in aria. Maledetto Genesis. Mi ha abituata male con la tutina di Iron Man. Mi aspettavo di uscire dall'acqua così a razzo, e invece no. Abbiamo Crypto per partire a razzo. Ok, ci accontentiamo di lui, che ci mancava veramente tanto. Io a sto punto cristalli non me ne faccio altri, dovrebbero bastare quelli che ho anche per le altre creature. Però dobbiamo andare a raccogliere un po' di quelle gemme blu, un po' nella zona dei grifoni. No, non nella zona dei grifoni, nella zona quella brutta con le sfere elettriche, dove tutto è cattivo, buio e tempestoso. È lì che ci sono le gemme blu. Almeno io non l'ho trovata da nessun'altra parte, mi sa. E quindi dovremo tornare e farci una capatina, dannazione. Oh, molto bene, possiamo liberare anche il nostro maschietto. Tatan, caca proprio in faccia, dritta in faccia. Che maleducati, che brutto. Ah no, dai, non sono proprio uguali di colore. Simili, però non uguali identici. La femminuccia è più un arancione, rosato, giallino. Hanno colori un po' spenti comunque, eh? Potevano farli un po' più vivaci, secondo me. Però vabbè, aspettiamo di vedere le altre creature. Ok, pronti a ripartire. Cosa abbiamo nella tuta mimetica? E partiamo con la tuta mimetica, perché non dobbiamo andare nella zona dove fa molto molto tanto freddo. Allora, direi a sto punto andiamo nella nostra base nel deserto. Ci prendiamo l'optero. Ce l'ho l'optero nel deserto. Oh, guarda Crypto, c'hai un gemellino o una gemellina. No, aspetta, fammi portare l'optero, che per catturare i grifoni mi sa che usiamo la tecnica dell'altra volta. Oppure potrei usare il grifone che ho già e sparare direttamente dal grifone. Facciamo, tanto dobbiamo prenderne due. Facciamo uno con l'altro grifone e uno con l'optero, probabilmente ce lo portiamo appresso. Sì, qualche bestia deve essere venuta a rompere le scatole mentre non c'eravamo, perché vedo che, ecco, anche questo ptero qui se n'è andato a zonzo. Perché? Perché? Allora, eccolo qua, il nostro ptero che si muove, sì, si muove, ok, non siamo così pesanti per fortuna. Però l'ptero io direi ce lo mettiamo nella sfera poké e parto comunque con Crypto. Sarà che siamo stati tanto tempo senza Crypto, tanto, mi sembra un'eternità. Ah, non voglio più lasciarlo adesso, voglio portarlo sempre con me. Una femmina Crystal 127, che bella! Ma è bellissima! Ma questo girotondo non mi sta piacendo più, eh. Fa venire molto mal di testa questa cosa. Però vabbè, dai, aspetta, sta funzionando. Cos'è quella cosa lì? Cos'è? Ma è un drago? Ti prego, è un drago? È un drago, è bellissimo! Almeno così, con questa tecnica, oltre a non sprecare tempo, energie, aia, però prendiamo schiaffi lo stesso. Sprechiamo meno dardi. No, vabbè, guarda che bello che è! È stupendo, lo adoro, mi piace moltissimo, c'ha tutti i cristalli in testa.